Negli episodi precedenti, Robby Manfro ha fatto un video dove ha parlato della comicità di Jerry Calà. In alcuni video passati, come quello di Neri Parenti, possiamo ricordare che qualcuno, prendendo alla lettera Robby Manfro, andò veramente a modificare Wikipedia, tante di quelle volte da rendere la pagina di Neri Parenti non accessibile a tutti. Dopo il video di Jerry Calà, Robby ha tentato di far arrivare la voce sulla pagina del Buon Jerry, ma il comico, irritato da tale video e temendo una cattiva pubblicità, ha bloccato Robby Manfro perennemente, non dandogli la possibilità di scrivere sulla sua bacheca. Subito, una schiera di persone è andata sulla pagina di Jerry, per lottare contro la censura del comico, e hanno iniziato a pubblicare il video a profusione. Il risultato è stata una cancellazione continua dei video in questione e una totale pulitura, nonché fottuta censura da parte di essi. E nei post successivi si poteva leggere Jerry che comunicava ai suoi fan frasi piene di senso logico. Ma la lotta continua, signori. Noi non ci fermeremo qui. Link della pagina di Jerry in descrizione. Questa è la maglietta dell'evento con Victor la 88, con i Topic Hunter per la festa del cinema, con Simone Fancazzista, Ore di Orrore e Richard HTT. Per vedere l'evento cliccate qui, sul Jolly. E per l'evento della casa cliccate su London by Night. Detto ciò, sigla. Ti voglio bene! Per la comicità di Bancomat oggi parliamo di un bel trio, Aldo, Giovanni e Giacomo. Cosa avranno mai fatto loro per finire sul mio video? La loro comicità, come annunciato, è comicità di Bancomat. Prima di dire cos'è la comicità di Bancomat, dobbiamo arrivarci per tappe raccontando di Aldo, Giovanni e Giacomo. Scusate. Mamma mia. Iniziano a teatro nel 1985, a quel teatro povero dove andava avanti soltanto chi aveva vero talento. Fanno la giusta fame? Finché negli anni 90 conoscono Arturo Bracchetti. Wow. Scusate, ma ogni volta che sento nominare Arturo Bracchetti io godo come un riccio, e ora vi spiegherò anche perché. Bracchetti li fa bilanciare fame e successo senza dargli la possibilità di montarsi troppo la testa. Il bel trio continua tra teatro e Mai dire gol con degli esilaranti sketch. Finché nel 1999 il bel trio insieme ad Arturo Bracchetti ci regalano per l'allora bella televisione Te Chiel Telun, Kinzo ricorda. Una luce di comicità scesa in terra. Sono stati veramente causa di mascelle spaccate. Tutto perché avevano la naturalezza che solo pochi comici hanno. E perché non erano per i testi, perché per di più si basavano su fatti di vita reale. E la cosa bella è che funzionavano e facevano ridere. Perché? Perché erano loro, con la loro impeccabile posizione scenica e fantastici tempi comici a farci sbudellare tutti dalle risate. E molti sketch sono stati riportati magnificamente dal loro film. Appunto adesso apriamo anche la parentesi cinematografica di Aldo, Giovanni e Giacomo. 1997. Tutti, se abbiamo avuto una bella infanzia o adolescenza, ricordiamo Tre uomini e una gamba. Un film pieno, ma dico pieno, di citazioni cinematografiche, che se usate bene portano avanti un film in una maniera impeccabile. Ma soprattutto notiamo una cosa magnifica in questo film, che possiamo dire essere la trilogia del trio: la continuità e il gioco in esso. Ad esempio, in Tre uomini e una gamba Giacomo si innamora dell'attrice Marina Massironi, nel secondo ci si innamora Aldo e nel terzo ci si innamora Giovanni. E tutto era scritto e progettato nel primo film nel 97. Genialità. In Tre uomini e una gamba possiamo sentir dire a un certo punto a Giovanni così è la vita, che sarà il loro successivo film. E nella scena iniziale Giovanni si sta guardando un film di gangster, e andatevelo a rivedere perché quello sarà La leggenda di Al, John e Jack. Che gli vuoi dire? La leggenda di Al, John e Jack è 2002, dopodiché il nostro fantastico trio si prende una pausa di 2 anni e fa uscire un prossimo film che sarà l'inizio della loro perdita di colpi. È il film che inizia ad aprire le porte al Bancomat. Tu la conosci, Claudia? Fin qui si poteva soltanto sperare che iniziavano a perdere solo qualche colpo, ma alla fin fine sono sempre loro, cazzo! Sono sempre Aldo, Giovanni e Giacomo! 2006, regia di Arturo Bracchetti. Wow! Unplugged al cinema! E questo non lo so mai pronuncia. Qui dici, oh cazzo, sono tornati. Il banco mi è servito soltanto per creare questo spettacolo qui. Oh, sei vai, grande Arturo Bracchetti! Hanno spaccato le giuste mascelle, ma c'è qualcosa che manca! È come se non hanno più la stessa carica che avevano prima. È come se hanno iniziato a perdere qualche cosa. Unplugged dal cinema va a braccetto con il copione, non c'è improvvisazione in tutto lo spettacolo, cosa che caratterizzava Aldo, Giovanni e Giacomo. Oh, l'improvvisazione. E non potevamo neanche dire che si sono invecchiati, allora che cazzo gli sta succedendo?
C'erano dei pezzi che più che sketch iniziavano ad essere piccole barzellette, come lo sketch del terremoto. Orribile. Nulla da togliere a quello con la Vespa, anche se con un finale pietoso, no? Ma con la firma di Arturo Bracchetti hanno pur sempre fatto qualcosa di Aldo Giovanni e Giacomo. È come se Bracchetti li tiene a guinzaglio. Poi ditemi se non è uno spazio. 2008. Il cosmo sul comò. Dopo la visione di questo film, i tuoi occhi dicono soltanto: ma cosa cazzo ho visto? Cosa cazzo era quell'orrore? Sembrava una puntata di Colorado in esterna, il pezzo di Harry Potter, non sto scherzando, sembrava uno sketch di box office in 3D. Lasciamo perdere che la regia di Marcello Cesena, ma cazzo, voi siete sempre Aldo Giovanni e Giacomo! Non vi serve Arturo Bracchetti per essere Aldo Giovanni e Giacomo, voi siete Aldo Giovanni e Giacomo, cazzo! Chi erano Aldo Giovanni e Giacomo? Il miglior trio italiano, i pochi attori comici migliori che l'Italia conosca. E cazzo, io non accetto una boiata come il Cosmo sul Comò. Calmo, 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 2010, la banda dei Babbi Natale. Da Paolo Genovese, dai, regista di Immaturi, siete Aldo Giovanni e Giacomo, cazzo! Ci siete? Che cazzo sono quelli che abbiamo visto nella banda dei Babbi Natale? Filippino, Santuzzo e Spartaco! Dove cazzo sono Aldo Giovanni e Giacomo? Zero tempi, un testo pietoso, una storia che ha del più banale natalizio che possa esistere! Che cazzo volevate tenere, teste cinepanettoni? Immaginiamo la carriera di un artista come i fuochi d'artificio in una festa di paese. Iniziano con un grande botto, poi dopo fanno una leggera pausa per dopo dare il botto di grazia finale perché il pubblico quello vuole. Aldo Giovanni e Giacomo invece sembra che alla pausa hanno dato subito il finale. Oggi Aldo Giovanni e Giacomo sono comicità di Bancomat perché? Perché li vediamo vendersi come tre puttanelle alla Wind che ci rompe anche le palle con le pubblicità di YouTube. Che cazzo fanno in quegli sketch della Wind? Devono pensare di strapparci una risata facendosi del male scenico. Siamo arrivati al basso del putridume. 2013, signore e signori, quando la comicità in Italia deve essere un uomo che cade senza un perché, questo deve far ridere. Io dico di no, cazzo! Non deve far ridere. Quando smetti di erogare questo Bancomat? Io non voglio più Filippino, Santuzzo e Spartaco. Io li voglio Aldo, Giovanni e Giacomo. Che domanda fa?